cosa sta facendo? Cosa state cucinando in questo stand? Come si chiama? Questi sono i famosi schiarci, sono delle frittelle tipiche molisane e poi vengono aromatizzate o con sale o con zucchero a seconda delle richieste. Come si chiama questo stand? È lo stand degli schiacci. Schiacci. Ma da che ora avete cominciato? Come sta andando? Noi siamo qui per preparare verso le 17.30, abbiamo iniziato a accendere l'olio alle 19, 20 minuti per scaldare ed è pronto. Speriamo che il tempo mantenga allora. Speriamo. No, ma gli esperti di qua dicono che finirà tra poco. Ok, perfetto. Buon lavoro allora. Grazie, anche a voi. Partiamo dicendo che non deve venire a piovere, ma cosa state facendo così di fretta adesso? Gli schiarci, come si dice qui a Bagnoli, gli squarci. Noi cerchiamo di farle rotonde, diciamo, in modo che vengano tutte uguali, carine, belle e buone. Lei l'ha assaggiata una? Sì, l'ho assaggiata una ed era buonissimo, ma non una a pezzettino. Ci avete davanti una fila immensa. Infatti ci spaventa un po'. Il fatto dell'acqua. Cosa mangiate? Cosa state mangiando? Si chiamano gli scarci, è una pasta più o meno fritta con o dello zucchero o del sale sopra. Tu cosa hai scelto? Zucchero o sale? Zucchero ovviamente, zucchero, migliore. Buono? Sì, buonissimo. Signora, quante ne ha prese? 8. Ma già le assaggiate? Sì, sono di Bagnoli, quindi le conosco benissimo. Quindi e allora cosa sono? Ce lo spiega? È l'impasto della pizza fritta, che si può mangiare sia col sale, quindi salata, o col dolce, diventa un dolce ottimo. E lei che ha fatto un mix? Io, qualcuno vuole dolce, a me piace salato. Come si chiama questo stand? Cosa state cucinando? Allora, questo stand è lo stand dello squarcio, squarcio in dialetto bagnolese. Non è altro che una frittella fatta con farina, acqua e lievito, lievito madre. Come si fa il pane? Solo che invece di farci il pane, le bagnotte, si fa lievitare, quindi una volta lievitata si fanno queste frittelle e si mettono nell'olio bollente e sono deliziose sia con lo zucchero che con il sale. Ma è antica questa ricetta. Quali vengono prese di più, quelle con lo zucchero o quelle col sale? Guarda, per la gioventù e le signore è più con lo zucchero. Per gli uomini, specialmente quelli di una certa età, col sale, perché ci bevono un bel bicchiere di vino. E lei cosa preferisce, la seconda? Io tutte e due, ma volevo dire che questo è, come dicevo prima, una ricetta antica, che i nostri nonni la portavano nelle campagne quando facevano i lavori della campagna. Magari la moglie li cucinava la mattina presto oppure la sera prima addirittura, perché si mantengono anche freddi, sono deliziosi. E quindi li portavano nelle campagne, dentro la bisaccia, un fiasco di vino e quello era il loro pranzo. Sembra che il vostro sia lo stand più numeroso. È stato sempre così. Io mi onoro di farlo da 27 anni. 27 anni con il dottore Mastronato che organizza tutto ed è stato sempre lo stand più affollato. Anzi, questa sera purtroppo per il tempo inclemente con la pioggia e tutto il resto c'è stata meno gente, ma con tutto ciò lei può vedere quante persone ci sono. L'abbiamo fatta emozionare, questa tradizione la fa emozionare. Mi fa emozionare perché mi fa rivivere tante cose, veramente. Cose di gioventù, cose passate, cose raccontate dai nostri nonni, cose che molti giovani di oggi non conoscono nemmeno. Quindi noi siamo felici quando vengono qui e cerchiamo di portare a loro questa cosa e fargliela conoscere. Ci vuole raccontare anche a noi qualche ricordo? Ricordi sono tanti, uno per tutti. Io mi alzavo alle 4:30 di mattina con mio nonno quando si metteva il grano, perché la sera mi piaceva uscire, quindi dormivo a casa dei nonni. Però alle 4:30 mio nonno mi svegliava, anche se tornavo all'una di notte, avevo 14, 15, 16 anni. E che cosa succedeva? Che bisognava andare in campagna a mettere il grano, alle 4:30 mi chiamava. Andavamo con il somaro e io dormivo sul somaro. Lui stava sul basto, io dietro seduto, a cavallo, e dormivo. Quando arrivavamo al campo si cominciava a mietere, così avevamo questa deliziosa colazione. Mio nonno col vino, naturalmente, io ero ragazzo, non me lo davano, acqua fresca. Buona serata allora. Buona serata a voi e grazie. Grazie, buona serata.
ospiti di Frammenti d'Antico 2024 anche gli indocciatori di Civitanova del Sannio, Michele Ricci, presidente. Un bel messaggio, un confronto, incontro tra culture di paesi. Sì, una bellissima collaborazione che ci ha fatto piacere intervenire in questa occasione per far conoscere questo evento che è natalizio, però fa piacere farlo conoscere anche a chi viene solo d'estate. Le indocce, ma Civitanova è presente tutto l'anno col suo folklore e la sua appunto cultura, appuntamento ora per le cantine di San Martino. Sì, poi vi aspetteremo sabato dopo l'11 di novembre per San Martino nelle vecchie cantine. Qual è il messaggio delle indocce civitanovesi? È un messaggio di fratellanza, perché la tradizione del fuoco non è soltanto di Civitanova, ma anche a Bagnoli aveva la sua, il suo tipo di indoccia. Il rito dei fuochi è comune a tutti i paesi dell'Alto Molise e quindi è un messaggio di fratellanza che ci accomuna. Mario Della Posta, Civitanova del Sannio, oggi presente qui a Bagnoli con le indocce, una bella presenza e soprattutto una manifestazione di vicinanza. Sì, sì, questo è il primo anno che ci hanno invitati gli amici di Bagnoli, una bellissima esperienza, è sempre da ripetere, c'è grande convivenza con le nostre indocce, una fratellanza anche con gli amici di Bagnoli. È sicuramente una occasione da ripetere poi. Senz'altro, da ripetere, anche perché siamo stati qui quest'anno, l'anno scorso siamo stati a Agnone, poi a Pitigliano in Toscana e diciamo una cosa bella da ripetere. L'occasione è quella anche di creare una rete tra tutte le manifestazioni della tradizione del Molise. Sì, la tradizione del Molise ce ne sono tantissime e queste sono le più belle. Le tradizioni sono sempre belle da mantenere. Così importante, incontriamo la regina Giovanna d'Angioda con le torto. Insomma, la cultura viaggia in Molise. Sì, certo. Quanto onore e soddisfazione c'è qui per voi abitanti di Colletorto essere presenti a Frammenti d'Antico? Molto, perché comunque noi siamo, siamo molto soddisfatti di partecipare a questa manifestazione e di ampliare anche il nostro corteo e le nostre conoscenze.